approfittare per sfidare Chef Ruffi. Quindi mi piacerebbe fare un confronto testa a testa con Chef Ruffi. Chef, fatti vivo. Eccoci finalmente. Allora, abbiamo preparato l'impasto. Nell'impasto ci abbiamo messo 400 g di farina, 200 g di acqua, 8 g di sale fino, 20 g di olio extravergine d'oliva. Poi servono 400 g di crescenza e una ventina di grammi di olio per darci come non ci fosse un domani. Ovviamente si fa l'impastino, che eccolo qua. Vi ho evitato la menata di quella fare lì, comunque viene fuori una cosa così. Una volta che è venuta fuori una cosa così, vedremo a breve cosa succede. Nel frattempo abbiamo acceso il fuoco, che bisogna rimpinguarlo un po', dovremmo farlo andare a 200 gradi. L'abbiamo appena acceso, quindi fra un po' salirà, ma mettiamoci ancora 4-5 pezzettini di legno, che sono qua, belli comodi. E faremo così. Vediamo un po' che belli. Vediamo un po' che belli. Voilà, dentro. Vediamo questo qua un po' più grosso. Devo prendere della legna un po' più grossa, in effetti. Dentro! Allora, ora andremo a dividere in 6 parti la pallina. Allora, adesso della pagnottona bisogna andare a fare delle pagnottine più piccole. Quindi si dà una specie di pirlatura, poi in realtà non è una pirlatura, ma bisogna fare, anzi. Facciamo così, facciamo una pallina, facciamo. Va che bello, va che bello, va che bello. Ovviamente non stiamo attenti a misure varie, perché a noi non ci interessa. Facciamo con queste teglie, che questa ne ricopre 4. Come vedete le dimensioni sono una diversa dall'altra. Come i più grandi chef insegnano, come lo Xela insegna. Ora bisogna tirare l'impasto, deve diventare quasi, quasi trasparente, bello sottile, mi raccomando, perché sennò non è la focaccia di Xela. C'ha tante di quelle pieghe che sembrano enciclopedia, ma ce ne battiamo bene. Ora, un po' d'olio nella teglia. Si spanteca bene, voce del verbo spantecare, eccolo qua, così almeno non si attacca alla teglia. Poi abbiamo preparato la baranà e adesso andiamo a mettere di sopra. Voilà! Con delicatezza e suadenza. Si posizionano dei fiocchetti di crescenza un po' qua e un po' là. Poi si ricopre con un'altra pallina tirata e si inforna. Prima si assaggia un po' di questo. Buono. Guarda, cosa ne ha rubato uno. Ora si mette sopra l'altra parte di pasta. Eccolo lì. Guardate come smanetta la signora Colombo. Tacchete. Poi dispettosa strappa tutto, guardatela lì. Bisogna fare quegli strappi, che è dove poi uscirà il formaggio. Quindi bisogna strappare. Eccole qua, pronti questi capolavori. E adesso andremo ad infornare. Ovviamente devo pulire un po' il forno. Comunque, una, due e le altre a seguire. Sono quasi pronte, sentite che bel rumorino. Direi che infila come soldatini. Che meraviglia, guarda che meraviglia. Ragazzi, io non sono solito prendere meriti che non sono miei, che io sono abbastanza obiettivo. Ma sto giro mi sono superato. Fantastico. Se questa focaccia formaggio la servisse Briatore al Crazy Pizza, come minimo la metterebbe 150 euro. Minimo.
Ciao belli, alla prossima!